La Valtellina ricca di minerali, questi minerali si sono trasferiti a Castel Masegra. Sì, siamo molto soddisfatti di questa operazione, un'operazione che è stata molto complessa, visto che erano delle collezioni appartenenti a vari enti e a varie famiglie. Come comune siamo molto soddisfatti comunque di questa operazione perché ha visto impegnato il nostro personale, ha visto impegnato la nostra direttrice che comunque hanno lavorato con solerzia e sono riusciti a trovare una collocazione in questo nostro castello che diciamo valorizza sicuramente questi minerali per la cornice, ma sicuramente viene anche valorizzato da queste preziose collezioni e quindi noi ci auguriamo che la collaborazione con la famiglia Grazioli, con la Fondazione Bombardieri, con l'Istituto Mineralogico diventi sempre più ricca e più stringente, perché negli spazi che noi abbiamo potuto riservare a questi minerali non possono essere messi in mostra tutti, quindi la cosa migliore è proporre delle mostre tematiche in modo tale che tutti questi minerali possano avere dei momenti di valorizzazione. Possiamo dire che Castel Masegra diventa sempre più attrazione turistica. Certo, ed è quello che vogliamo. Vogliamo che le persone trovino in questo castello la storia che cercano, perché insomma le mura parlano della storia della nostra città, trovino arte, perché ci sono gli affreschi dedicati al ciclo dell'Orlando Furioso, trovino questi momenti dedicati alla montagna, quindi all'arrampicata, all'alpinismo e all'ambiente, e poi possano appunto deliziarsi con i meravigliosi colori, veramente molto luminosi e diversificati, di questi minerali che comunque raccontano le nostre montagne. Castello Masegra sarà cornice di anche molti spettacoli estivi, e del cinema all'aperto, di momenti musicali diversificati. Avremo jazz, avremo musica classica, avremo uno spettacoli teatrali, quindi diciamo vogliamo che sia una cornice culturale veramente molto ricca. Abbiamo avuto il Festival dell'Orlando Furioso che ha riempito questa corte e siamo stati orgogliosi di questo apprezzamento. E quindi capiamo che questo castello deve essere un contenitore culturale importante.